dei salari nominali, dei salari reali, in riferimento alla produttività del lavoro, della quota del lavoro sul PIL e soprattutto delle condizioni reali che i ceti popolari vivono sulla loro pelle. Il salario reale dei lavoratori in Italia cresce sempre meno dagli anni 70. I contratti di lavoro subiscono ritardi di anni e registrano aumenti che non coprono neanche la perdita del potere d'acquisto accumulata. Chi lavora in Italia è effettivamente sempre più povero, per scelta del capitale italiano condivisa dai governi di turno, di restare competitivo sul mercato mondiale puntando solo sulla riduzione dei salari, su una politica fiscale a vantaggio dei redditi alti e delle società di capitale, sull'aumento della disoccupazione, sulla precarizzazione del lavoro e sul taglio del welfare a partire da pensioni, sanità, casa e istruzione. CUP da tempo contrasta tale scelta con proposte, iniziativa e scioperi. L'intervento sulle pensioni e il reddito minimo in questo contesto può rappresentare un freno alla tendenza di riduzione dello Stato sociale e del salario indiretto solo se rappresenta un primo intervento su cui farne seguire altri per cambiare ciò che negli ultimi 3 decenni ha costituito, l'insieme alla precarizzazione del mercato del lavoro, una costante della politica economica italiana che ha comportato il declino della quota salario sul PIL e la perdita di potere contrattuale da parte dei lavoratori con un inevitabile impatto sui salari. Venendo al reddito di cittadinanza, CUP ritiene che quello proposto non possa definirsi reddito di cittadinanza perché non è garantito indistintamente a tutti i cittadini, senza vincoli, compreso quello del reddito. La palese insufficienza delle risorse stanziate rende evidente la scelta di non attaccare l'attuale stato di distribuzione della ricchezza e ciò si traduce in una limitazione della platea degli aventi diritto, in una limitazione temporale della proposta e in una penalizzazione delle famiglie numerose. CUP ritiene perciò che in fase di approvazione si debba cancellare, ridurre e modificare i requisiti eccessivamente stringenti e i vincoli quali dimora, residenza in Italia e tempistica del consumo. Garantire una maggiore equità verso le famiglie aumentando i valori della scala di equivalenza, garantire che il lavoro proposto sia adeguato a livello di formazione e o esperienza, il salario corrispondente rappresenti un miglioramento reale delle condizioni economiche, va evitato che la lontananza del luogo di lavoro se mangi il reddito. Cancellare la possibilità di trasferire ai padroni e all'agenzia interinale l'equivalente del reddito previsto per il disoccupato, se rischia altrimenti di fare un favore ai furbi veri che avrebbero un'ulteriore variante di precarietà. Venendo alla quota 100, il decreto non abolisce la legge Fornero, interviene in misura simbolica sull'impianto con il quale è stata aumentata l'età di accesso alla pensione, cambiato il sistema di calcolo per ridurre il suo valore e lanciata la pensione sostitutiva con lo scippo del TFR dei lavoratori. Anche sulla pensione CUP rileva la mancanza di un progetto definito per superare la legge Fornero e ripristinare un sistema pensionistico in grado di garantire un futuro certo ai lavoratori. I giovani che oggi faticano ad entrare nel mondo del lavoro, i tanti non più giovani costretti a lavori precari e a bassi salari, avranno una copertura pensionistica certamente inadeguata e bassa, poveri da giovani e ancora più poveri di anziani. Ciò rende casuale anche la nuova forma delle pensioni anticipate a quota 100, la cristallizzazione dell'aspettativa di vita e la riapertura della posizione del riscatto dei contributi. Premesso che CUP rivendica la pensione a 60 anni o 35 anni di contributi e calcolo retributivo, in fase di approvazione del decreto propone unificare le condizioni d'accesso alla pensione privati pubblici, garantire l'erogazione del TFS alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici senza onere alcuno a loro carico, cancellazione dei tagli di indicizzazione annuale al costo della vita. CUP rivendica interventi mirati all'aumento dell'occupazione attraverso la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, il controllo dell'organizzazione del lavoro, la lotta alla precarietà e l'affermazione di un lavoro stabile e tutelato, un piano straordinario di investimenti pubblici per la messa in sicurezza del territorio, del patrimonio abitativo e della sicurezza del lavoro, un piano del settore pubblico per reinternalizzare i servizi appaltati e assumere i lavoratori precari. Il problema del salario rappresenta un tema ineludibile. I salari devono tornare a crescere intervenendo il percorso di discesa degli anni 80. Li caratterizza tutto vantaggio dei profitti, purtroppo, aumentati di 10 punti rispetto al PIL. I salari devono tornare a essere indicizzati. Se guardiamo al 2016, per esempio,
la redistribuzione pro capita depurata dall'inflazione sono stati più bassi di 600 euro rispetto a quella del 2007, considerando l'insieme del settore pubblico e privati. Finisco con cassa, sanità, scuola, pensione e trasporto devono essere diritti universali gestiti in forma pubblica. La precarietà e la flessibilità lavorativa, il lavoro a tempo determinato, a chiamata, il lavoro gratis con stage e alternanza scuola-lavoro vanno aboliti e bloccati gli sgomberi contro la povera gente. Se non si interviene sulla redistribuzione della ricchezza, tutto ciò resterà una mera intenzione. Le risorse per effettuare una più equa redistribuzione a vantaggio dei lavoratori, dei pensionati e dei ceti popolari impoveriti dall'attacco neoliberista ci sono e vanno prese dai ricchi attraverso una patrimoniale sulla ricchezza, un'imposizione fiscale progressiva e una lotta incisiva alla grande evasione. Se è soltanto questione di scelte, e questo governo, come gli altri, deve scegliere da quale parte stare. Grazie.